Eccoci, siamo live. Buonasera a tutti, io sono Roberto Reale, presidente Buonasera a di tutti. Scopia. Buonasera Michele, Michele Leone, stasera nostro ospite. Michele, tra le altre cose, è anche socio di Utopia, possiamo dirlo, no? Ma è un esperto, grande esperto di digitale. Adesso ci declinerà in che senso esperto di digitale, è stato consulente della pubblica amministrazione italiana, è stato anche, ha lavorato per una importante realtà all'estero, in Australia, e anche questo è un po' un tema di stasera. Ed è poi un specialista, un digital media specialist e anche un project designer e un project manager di progetti europei, in particolare oggi presso l'Agenzia per l'Italia Digitale. Michele, grazie di essere qui stasera. Vuoi iniziare raccontandoci un Ti ringrazio po', Alberto. vuoi raccontarci un po', della tua esperienza in Australia? Perché questo sarà anche un po' il tema di stasera, e cosa ti ha dato quell'esperienza e come hai vissuto poi lo shock culturale di rientro in Italia. Sì, quindi hai già racchiuso il totale, potrei darti la Sì, risposta andiamo e al sodo, andiamo al sodo. andiamo a vederci Lilli Gruber, invece magari ci mettiamo qualche minuto per spiegare un po' tutto. Quindi un saluto a Roberto che oltre ad essere un amico è anche un collega in Agile, quindi insomma abbiamo collaborato su diversi piani. Adesso, come dire, il tema dell'utopian, secondo me, essere, come dire, europeisti convinti, lo si è molte volte quando poi si vive all'estero. Penso che è un tema un po' comune per tanti ragazzi, molto di più poi quando si passano diversi anni, forse gli anni in cui si passa dal diventare un po' ragazzo, insomma, un po' la barba bianca, fino insomma, a diventare un po' più consapevoli di quelli che sono i ruoli e le relazioni. In questo periodo della vita io sono stato fortunato e l'ho vissuto in Australia, quasi 5 anni ecco, di esperienza in Australia. Australia, ecco, quando tu mi chiedevi un po' una sorta di scaletto, un vademecum anche un po' per orientarci in questo discorso, mi sono venuti in mente queste nostre chiacchiere digitali, caffè digitali, ormai ne abbiamo a bizzeffe, 3-4 punti che elenco così in velocità, 5 cose dell'Australia che uno magari non sa, 5-10 cose che non sa. L'Australia è davvero un paese molto lontano, in totale sono 26 ore di aereo, quasi completamente un giorno, se tu viaggi al contrario all'andata, il jet lag è molto forte. Quindi è un paese davvero distanziato. Ti senti in Australia, cosa che poi dirò bene successivamente, un po' come se fossi in un'isola, no? Cioè, modo di dire australiano, penso tu conoscerai, che si dice good day mate, sarebbe good day mate, che è inglese, ovviamente loro sono più British che Americans, loro sono una costola dell'Inghilterra, a partire dalla monarchia parlamentare, no? Quindi si incontrano, insomma, la regina Elisabetta hanno vissuto con lo scandalo di quello che è successo pochi giorni fa. E quindi una monarchia parlamentare con questo termine good day mate. Poi mi hanno spiegato generalmente questo mate in Inghilterra lo usano tuttora per indicare i compagni di squadra. E la tradizione dice che insomma, la popolazione inglese trasferita lì, i prigionieri, le guardie, eccetera, eccetera, vivendo per 40 giorni e più nella stessa nave, diventano mate. E quindi anche in alcuni paesi, tipo Brisbane, città, quando scendi dal tuo autobus o battello, perché Brisbane c'ha anche i battelli un po' come Venezia, saluti l'autista dicendo thank you mate. Quindi questo discorso del mate ti fa entrare un po' in questo ambiente di essere È un po' fratelli, anche colleghi. londinese, se vogliamo, diciamo, no? Quindi c'è un po' questo scambio così C'è un di po' questo convenevoli. elemento che però tu che sei un ragazzo giovane che comunque hai fatto sì le tue esperienze, ero stato in America un anno su una vita crociera, poi ti catapulti in Australia per lavorare, questo fatto del mate è molto accogliente, no? Cioè come se noi dicessimo grazie amico a qualcuno, no? Mentre compri la mascherina in più e la tua igienizzante, il tizio del supermercato Conad ti dice grazie amico. Ci siamo già conosciuti, diresti tu normalmente. Invece lì è come dire uso
uso normale. Però così voglio subito stuzzicare la tua curiosità, perché so che tu sei una persona super curiosa, con questo piccolo quiz così iniziale. E l'icona dell'Australia, la bandiera australiana, rappresenta, è rappresentata due animali. Uno è il canguro e uno è l'emu. Diciamo, se fosse con un quiz, direi, sai perché ci sono questi due animali? Tu sicuramente lo sai già. In realtà però, se non ti ce confesso la mia ignoranza. Te lo ridico. Il canguro, perché si sa, come dire, l'unione canguro-Australia è abbastanza facile. Ma l'emu, che per noi italiani mi ricorda quella famosa gag di Aldo Giovanni Giacomo, dove Aldo faceva l'emu, no? Con le gambe. Mi ricorda quello, eh? Sì, sì. In realtà questi due animali sono gli unici che non possono andare indietro. Proprio per conformazione del piede, della zampa, non possono andare indietro. Di conseguenza il motto dell'Australia è il keep moving forward. Cioè, noi come questi due animali, simbolo insomma, dell'Australia, possiamo solo andare avanti. Quindi non guardiamo al passato, ma guardiamo sempre tu avanti. Quanto tempo fa parliamo, quando sei andato? Sono rientrato in Italia 4 anni fa, ecco. Poi, insomma, noi ci siamo conosciuti quasi 3 anni fa, e quindi, insomma, è stato subito un impatto dal mondo australiano a quello italiano. Sei stato cinque anni, dicevi. Sì, 5 anni abbondanti. La prima esperienza l'ho fatta molto significativa dentro il consolato di Melbourne, legato a discorsi di camera di commercio, business. Mi ha permesso di capire alcuni elementi essenziali. Adesso in Italia, per motivi diversi legati alle donne, si dice la frase no means no, so se, no? Nel certo. Movimento Me Too, se ti dico di no, è no. In realtà in Australia l'ho capito per la prima volta facendo le call per queste delegazioni italiane, penso al Parmigiano Reggiano, Promo Parma, Promo Catanzaro, Promo Milano, che sono queste agenzie delle camere di commercio italiane, spinte molto nell'export, che si approcciavano al mercato australiano. Ti ricordo che quasi 8-9 anni fa, 10 anni fa, l'Australia era ancora molto, molto vergine, è molto random, come dire, la mia scelta dell'Australia. Nelle application, quella più veloce è stata l'australiana, come al solito, e quindi mi sono trasferito in Australia. E quindi, tornando a queste agenzie del commercio, quando facevo queste call per permettere a imprenditori italiani di iniziare di B2B, no? Quindi io ero, diciamo, chiamavo on behalf, no? Per queste camere di commercio, mi ricordo che gli imprenditori, cioè, comunque, dicevano no, thank you very much, not interested, e mi chiudevano il telefono. Io dicevo, sarà l'accento molto strano, l'australiano è molto forte, come c'è, sarà. Poi ho capito il valore del no means no e del ok, se facciamo qualcosa la facciamo, se invece non la facciamo, non la facciamo, è come dire business as usual, cioè amici come prima. Cosa che in Italia, cioè, quante volte ci diciamo fra colleghi, no? Roberto, quel progetto, sì, no, poi magari lo... Se uno ti dice di sì, perché magari siamo anche su un piano così di amicizia, eccetera, e però poi restano così. Invece questa prima doccia fredda, ecco, fra le cose che ho imparato in Australia, è stata proprio questa, del no means no, che ti devo essere sincero, è come quelle madri un po' severe, se ti dicono no è no, ma è se sì è sì, e quindi, come dire, è stato anche propedeutico, ecco, in un periodo, poi magari affronteremo il tema della... Ma qualche volta sì, te lo dicevano? Sì, qualche volta sì, altrimenti non mi avrebbero licenziato il giorno dopo, sarei rientrato subito. Qualche volta sì, dicevano sì, però è come dire, è questo modo del bianco e nero, del va bene, ok o no, quindi del rispetto anche delle regole, no? Che però quando fai business è sicuramente poi anche un segno di rispetto del tempo altrui, no? Bravissimo, il rispetto del tempo, immagina queste mega call che noi facciamo, siamo abituati a fare in questo periodo, no? Dove tutti un po', no, parliamo un po' sempre e poi alla fine si conclude pochissimo. Quindi questa è la prima cosa. E poi apro una parentesi, racconterò degli aneddoti abbastanza simpatici di vita vissuta in Australia. Io, per mantenermi in questo stage che facevo all'età di 24 anni alla Camera di Commercio Italo-Australiana di Melbourne e al Consolato, mi davano uno stipendio di stage. Poco fa, tu che sei un europeista con me, sei appunto che l'Unione Europea ha detto che gli stage non retribuiti sono illegali. Alleluia, alleluia, direbbe il prete della chiesa dove di San Giovanni. Però in realtà è così in Australia da parecchio. Mi davano una sorta di rimborso, no? Cioè, l'equiparazione, come dire, lavoro, il sinallagma,
ripetendo i miei studi di diritto, fra retribuzione e formazione, io ti formo e non ti pago, oppure ti do il minimo sindacale. Questi qua mi davano il minimo sindacale. Per arrotondare, io facevo la guida turistica, proprio come quei libri che Quindi, quei giovani. essendo arrivato lì, essendo nuovo del posto, ti sei Essendo nuovo, potevo buttato. raccontare, certo. Esatto. Quindi mi sono comprato il mio Australian for Dummies, ho letto qualcosa di essenziale e facevo la guida turistica alle coppie, alle coppiette, facevano questi viaggi di nozze. E quindi mi trovavo con questi gruppi, col mio auricolare, di italiani, che venivano da un po' tutta Italia. Uno fra tutti è l'esempio che io racconto. C'era questa coppia di romani, non me ne vogliono i romani, ma poteva essere anche del Bergamo, no? Bresciana, della Brianza, oppure pugliesi come me di Bari. Insomma, questa coppia fa il primo viaggio. Il primo viaggio era Melbourne City, the best of the marvelous Melbourne, dicono, cioè la meravigliosa Melbourne, e poi la famosa, la terra dei pinguini, che era Phillip Island, no? Dove c'è il famoso circuito di motociclette, cioè ci sono questi pinguini piccolini di 1 chilo che fanno quella che si chiama Penguin Parade, cioè al calare del sole si riuniscono in blocco per evitare gli avvoltoi, per, come dire, riversare il loro cibo ai piccoli pinguini. Quindi sono dei piccoli uccelletti, si trovano solo in Australia. Quindi io facevo questo tour dalle 8 di mattina fino ad arrivare al tramonto, questa scena bellissima. Tu immagina tramonto, buio. Questi pinguini passavano sotto queste passerelle trasparenti per depositare e vomitare il loro cibo nei bambini. Ovviamente vietato fare fotografie, vietato fotografie col flash per evitare problemi. Conosco questa coppia, insomma, racconto, a Omighete, devo dire che l'Australia non è come a Roma, non è come l'Italia, qua le regole rispettano, scusatemi un po', insomma, l'accento. Comunque dicevano questo discorso, ma l'Australia rispetta le regole, sono molto bravi, non come noi, avremmo tanto da imparare. E dicono, in effetti è così, è un po' rigido, però insomma tutti andiamo bene. Ok. Dopo un po' si fa questo tour, mi chiama, dico ragazzi, questo è il tour dei pinguini, insomma godetevi lo spettacolo, eccetera. Ci vediamo ai pullman. Io avevo visto 1000 volte, come puoi immaginare. A un certo punto mi chiama la sicurezza, mi strattona, dice Michele vieni qua, Michele vieni qua, perché c'è un tizio che abbiamo isolato che deve essere il tuo, mi sembra che sia italiano. Vado lì, corro e dico, ma scusami, vedo questa coppia romana, Michele non puoi capire, mi hanno strappato la fotocamera dalle mani, che cafoni questi australiani, eh? E dico, scusa, qual è il problema? E questi non fanno altro che dirmi, ha fatto la fotografia quando c'è scritto no flash everywhere. E ho detto, scusami, non voglio fare la morale facile di questo momento, ma se il paese rispetta le regole, ti piaceva, insomma, a inizio tour, a fine tour le rispetta sempre. L'Australia è abbastanza rigida, è rigida in entrata, è rigida in uscita. So, quindi abituiamoci un po' a questa cosa, non può essere bella all'inizio. Quindi anche noi italiani, che siamo un pochino morbidi più delle volte, se rispettiamo le regole, vanno rispettate per tutti. Quindi questa è una cosa molto importante che ho imparato, insomma, in Australia. Michele, mi aggancio a questo a proposito di essere rigidi d'entrata e in uscita. Una domanda un po' scomoda, no? Come vedi la politica australiana sull'immigrazione? Che sappiamo che è stata negli ultimi anni anche abbastanza criticata, no? In sede internazionale. Tu che l'hai vissuta in prima persona, magari se vogliamo, da privilegiato, perché comunque eri on behalf della Camera di Commercio, però in ogni caso. In ogni caso, comunque, l'hai vissuta, hai visto anche, no, un po' l'atteggiamento Allora, italiano verso. mi veniva voglia, guarda, nei periodi un po' in cui in Italia c'era quel discorso molto, molto rigido anche su questi immigrati che non dovevano essere né impiegati in qualche, insomma, in qualche situazione anche di supporto alla comunità e neanche occupati, ma erano questi immigrati bloccati lì in attesa di, a seconda delle strutture, no? Di riferimento. In Australia è stato tutto molto diverso. Io ho anche degli zii alla lontana di terzo o quarto grado. L'Australia ha avuto il Black Act, il Defence Act, che vietava per esempio agli aborigeni di andare in guerra, poi li hanno usati in qualche maniera, vietava alle persone di colore di entrare in Australia. Tuttora le persone di colore hanno una percentuale molto molto bassa in Australia. Quindi sembra ed era, diciamoci la verità, un paese molto rigido anche su questi punti di vista, anche molto bigotto. Mi racconta questo mio prozio pugliese, aveva questa mano fratturata dalle continue risse durante il periodo, parliamo della
poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cui gli italiani venivano impiegati al porto a seconda della stazza, del tipo, della conoscenza. E c'era questo cartello vietato l'ingresso agli italiani nei vari pub, quindi puoi immaginare le risse di conseguenza. Però l'Australia è un paese, ecco perché ho detto no means no, che poi riconosce i propri errori. Soltanto oggi, forse, con questo governo o con queste frasi che sono un po' scioccanti per noi, no? Che l'abbiamo sempre scritto nei nostri blog, nei tuoi, nei miei, in cui si prende anche atto della situazione, no? Te ne dico uno soprattutto. Nel 2008 ero lì in Australia, il primo ministro Kevin Rudd e la sua vice, che poi è diventata Julia Gillard, la prima ministro donna, laboristi, quindi di un'area anche insomma vicina ai nostri ideali, no? Alle nostre culture, istituisce il National Apology Day, cioè il giorno in cui l'Australia in maniera nazionale chiede scusa alle popolazioni aborigene che vivevano in Australia per 50.000 anni prima dell'arrivo degli inglesi con il capitano Thomas Cook. Viene in termini, comunque Cook, no? Thomas Cook, capitano Cook. Thomas Cook molto molto dopo, quindi è un paese molto molto giovane. Quindi anche in quel caso l'hai fatto, prendi atto, muoviamoci. Nei siti, ed era anche argomento di discussione successiva, in tutti i siti della pubblica amministrazione australiana c'è sempre where is your language? Se c'è un discorso di lingua, cambialo subito perché devo arrivare anche a te. Magari parleremo anche dopo, ho preparato qualche spunto sul Covid, no? Subito la lingua, cioè il fatto di non farti sentire distante, non vicino. Noi parliamo di servizi, di accessibilità, no? Sono temi che a noi fanno eco, però ancora sono molto distanti, ahimè, dalla popolazione. Noi che facciamo anche help desk, no? Dei vari nostri servizi, io, come dire, tu della parte un po' più fiscale, io legata a quella speed europea, no? Come sappiamo noi due. Però ecco, un premier che davanti alla nazione dice scusateci, d'ora in poi sarete integrati nelle pubbliche amministrazioni. E quindi quello che lui chiamava stolen generation per questi aborigeni è una forma molto importante. Quando mai un politico prende atto della defiance? Bisogna necessariamente, come dire, rimuovere il commissario straordinario e metterne un altro, magari al giorno in cui scade il contratto, sai di chi sto parlando, cioè muoversi in questa maniera invece di prendere atto, dire abbiamo fallito, andrà tutto bene? No, andrà meglio, speriamo. Ora muoviamoci. Quindi è sempre questo grigio, no? Molto simile ai nostri governi, mai un netto bianco e nero. Abbiamo sbagliato, ora muoviamoci diversamente, no? Quindi questo è quello che porto con me, ecco, un po' radicale, no? Un po' non neanche estremo, un po', come dire, resiliente, potremmo dire, cioè di questa esperienza australiana, perché è giusto portare con sé, no? Quindi ecco, anche un primo ministro donna, ecco, in qualche maniera nuova. Come dire, io in quel periodo, ora visto che mi hai provocato un po', te lo dico, era il periodo in cui si creavano i primi meetup, in cui Grillo parlava dal suo blog e diceva invitavi i ragazzi che erano all'estero a tornare in patria. Ecco, magari sarei dovuto andare molto prima, lasciare anche la Camera di Commercio e il Consolato e la mia agenzia turistica di viaggi per i pinguini, fare un meetup. Magari nella mia città adesso sarei presidente, sarei ministro degli esteri, magari, avendo la stessa età del buon Gigino. Invece abbiamo fatto dell'altro, ho voluto insistere un po'. Quindi era un po' un periodo quello in cui si faceva il meetup e noi, insomma, facevamo dell'altro. Sì, no, ma capisco anche poi la vicenda, anche se vogliamo il punto di vista di chi ha vissuto comunque fuori dall'Italia un'esperienza... diciamo un'esperienza di crescita. Guarda, io stavo guardando qualche giorno fa qualche video che la Setti aveva mandato in onda 2 o 3 anni fa, a proposito di perché come sai, il 2017-2018 c'è stato un po' un picco, no, di appunto dell'emigrazione di giovani italiani verso l'estero. E c'era anche molto, si insisteva su questa narrazione del giovane italiano che va all'estero. E non ho torto collo, no? Perché in Italia non trova lavoro e se potesse tornerebbe in Italia, laddove invece la tua esperienza, permettimi di dire, è stata diversa, nel senso che tu hai un po' esportato a
la tua, comunque la tua competenza anche dello, ad esempio del business development, del progetto un po' anche le strategie di digitalizzazione e così via. Hai fatto da ponte tra le imprese italiane e il mondo imprenditoriale australiano. Quindi secondo me ci sta anche molto, no? Essere comunque fieri di quel tipo di esperienza. E, ad esempio, oggi, se tu dovessi così dare un po', se tu avessi davanti a te un imprenditore italiano medio che volesse così affacciarsi un po' sul mercato australiano, cosa gli diresti? Guarda, quello che hai detto è giustissimo, cioè il lavoro che ho fatto in Australia è forse anche superiore di quelli che faccio adesso in Italia, no? Perché torni in ranghi italiani dove, sai, nemo profeti in patria, quindi siamo anche vittime, no? Parlo anche un po' per te, ma siamo anche noi un po' così in questa situazione. Cioè io dico sempre, se dovessi fare qualcosa di minore, non lo farei all'estero, lo farei volentieri qui. Se devo fare qualcosa di maggiore o superiore, lo devo fare all'estero, mi muovo in quella maniera. Ora il nostro ministro competente Colao all'estero ha creato delle start-up, delle joint venture e poi è tornato nella sede principale. Così dovrebbe essere sempre, secondo me, il principio. Quindi anche l'italiano che emigra, molte volte lo fa per tanti motivi, cioè non sempre discorso di cervelli, ma anche un discorso di opportunità. Discorso legato, ecco, alle imprese che tu fai. Una cosa, ecco, il famoso della rigidità dei sistemi australiani. In questi punti avevo raccolto un po' le idee per quelli che sono i business. La cosa che ha stupito a me e l'azienda che poi mi ha sponsorizzato con Working Holiday Visa, e poi ho continuato, ecco, a lavorare per loro per i successivi 4 anni, è stata creata da zero. Quindi è stata una joint venture, così voglio dire. E mi ha stupito come il consulente e la banca si siano seduti con noi a fare il brunch. Cioè, è un discorso diverso. Ora, solo adesso, perché sono stato consulente della Camera di Commercio, insomma, per qualche anno, a Taranto, in Puglia, e adesso esistono, tu lo sai, meglio di me, queste start-up innovative che possono essere fatte completamente il percorso, evitando il notaio, quindi la burocrazia rigida in questo caso, completamente in Camera di Commercio, no? Però, insomma, 8 anni fa non esisteva. In Australia, come in Inghilterra, ti registravi sul sito, aprivi la tua partita IVA, creavi, insomma, la tua GST, il tuo piano fiscale, se il fringe benefit, il good service, cioè creavi la tua struttura, cliccavi e da subito dicevi il nome, logo e dell'azienda e il sito web. Cioè, questo 8 anni fa, e si è creata una joint venture che in meno di 3 anni era più veloce dell'azienda che mi sponsorizzava, l'azienda principale pugliese. E questo era per i proprietari che avevano, insomma, 45 anni, e per il presidente che ne aveva 60. Non si capacitava dell'idea del ritorno delle tasse, della velocità come dire, dell'azienda australiana. In questo momento di smart working, sai cosa direi agli imprenditori? Spostate la testa in Australia, perché in Australia c'è questa cosa molto banale, che è il fuso orario. Mi spiego meglio. Io e te facciamo finta che stiamo parlando in Australia. Ho invitato un mio amico australiano, un imprenditore, insomma, di successo, magari si connetterà, però magari no, però insomma, magari potrebbe Come essere si un. chiama? E Paul Pellegrino, c'è cioè un'azienda, insomma, di costruzioni molto importante, uffici, eccetera. E se lo vedi, poi magari me lo comunichi. Comunque, in Australia, adesso io e te facciamo finta che stiamo andando in Australia, non sono le 9 di sera, noi parliamo, concludiamo, verifichiamo i disegni, la mattina ci andiamo a coricare, andiamo a letto, inviamo i file e quando ci svegliamo abbiamo già i file pronti. Quindi l'Australia si presta come punto di testa, di cervello, per quello che può essere un ufficio sia di progettazione sia di produzione fuori, come fanno tanti australiani a Singapore o comunque nell'Asia dove costa poco. E quindi l'Australia si presta per tanti uffici di progettazione e di architettura. Io ho avuto il piacere di far lavorare con Conrad & Garrett, che sono l'ufficio di progettazione più importante dell'Australia, diciamo, dell'emisfero australe. Più spesse volte dico l'emisfero australe, a dire poi ci sono l'Australia e Nuova Zelanda. Quindi questi creano le basi americane, hanno creato il concetto di ospedale aperto nella città, quindi non quei edifici obbrobriosi
che viviamo e subiamo quando abbiamo un'operazione o passiamo il tempo in ospedale, ma un ospedale aperto sulla città per permettere al paziente di eliminare quel legame, quel blocco operatore oppure malato che sta lì diviso dalla città, ma un malato che sta all'interno della città quindi ne vede anche il suo sviluppo. Cioè questi concetti che noi diremmo usabilità o UX UI a livello digitale vengono applicati anche nelle costruzioni. Quindi all'imprenditore direi muoviti, direi vai lì se sai che il tuo prodotto è perfetto e appena sei lì subito le certificazioni. Nel mio caso mi sono occupato di edifici modulari, si parlava di zero footprint, zero carbon footprint, cercavo di spiegarlo agli italiani ma nada. Questo 10 anni fa. Questo 10 anni fa, adesso abbiamo un ministero della transizione ecologica che forse dovrebbe fare quello, cioè quando costruiamo qualcosa non occupiamo il suolo, muoviamoci sopra, rispettiamo l'ambiente. Ti dico un'altra, come dire, curiosità, le case degli aborigeni o le case, diciamo, nelle zone rurali venivano costruite con questo criterio, rialzate un po' tipo palafitte per evitare, come dire, di rovinare il terreno ed essere sempre mobili. Questo concetto della non fissità è proprio una roba filosofica, quasi del feng shui, del stile giapponese, di non rovinare quello che tu hai, perché se poi domani vendi quella casa o la smonti, perché sono tutte modulari, non è occupato il terreno, non è rovinato l'ambiente. Questo deve essere anche noi, come di monito, per pensare un po', come dire, come sviluppare, oppure magari guardare i paesi che sono più avanti sotto questi punti di vista. Prendere, farne tesoro, ecco, non ripartire sempre da zero con nuove cose, ma magari qualche ministro potrebbe farsi qualche giorno in Australia, no? Con il suo omologo per farsi una birra, perché lo stile è quello, molto informale, come succede nel paese anglosassone, e discutere di questi temi, magari uscirebbe sicuramente arricchito. Adesso vi chiede come dire, un po' l'Australia sembra uscita un po' dai radar, uscita un po', no, dalle luci della ribalta in favore di altri paesi, ovviamente, no? La Cina, Singapore e così via. Però tu ci confermi invece che resta una destinazione di investimenti comunque valida, comunque da prendere in considerazione. Sì, anche come dire, con questo avvento del digitale tout court, più volte ormai ne parliamo, digitale nelle scuole, digitale costretto, ormai siamo costretti al digitale, no? Tu sai, io uso questo hashtag dove firmo un po' i miei blog per aggregare, perché l'hashtag pochi sanno che è un aggregatore, tu metti un hashtag, aggreghi dei contenuti, voglio ridirlo a chi fa l'hashtag il mio più bel giorno della vita oggi, e non vuol dire niente perché aggrega se stesso. Io dico sempre il futuro è solo digitale, lo dicevo 5 anni fa, adesso mi sembra quasi vecchio, vetusto, perché ormai il futuro è veramente, direi, è veramente solo digitale. La strategia digitale dell'Australia, la Vision 2025, dico solo questo come provocazione, il ministro, l'attuale ministro, che ora si chiama ministro della transizione digitale, appena cambiato, ancora Ubuntu, spero parli a più presto, in Australia è ministro delle politiche sociali e transizione digitale. Se tu ci pensi, insomma, siamo insomma, nel campo dell'economia, della socialità, cioè la digitale deve essere collegato alle politiche sociali, altrimenti è mero esercizio di forma. Parliamo se scegliere Google, come dire, il cloud di Google o l'Amazon Cloud, o se scegliere il 2.2 o il 3, se scegliere lo SHA 256 o altro, cioè. Parliamo di meri elementi tecnici, se scegliere Python o HTML, non lo so, potrei andare oltre. Se tu leghi invece il digitale come servizio sociale, quello, il digitale è un mero strumento. Questa figura nata in Europa, Digital Media Specialist, anche con dei nostri colleghi agili, non fa altro che quello, unire, come dire, i colori, come fa un architetto, dei vari mattoni o tonalità della casa a seconda del progetto di riferimento. Quindi anche, insomma, questo va un po' rivisto. Ora si parla della transizione ecologica, ma transizione digitale deve essere molto connessa alle politiche, perché l'identità digitale, l'accesso ai servizi, il fascicolo sanitario elettronico, potrei andare oltre su temi che per noi sono molto cari, come dire, partono dal digitale, devono essere, il digitale unisce le persone. Se uno adesso va sul sito DTA, Digital Transformation Agency,
l'AGID australiano, trova subito tre grandi, come dire, tre grandi linee, tre assi prioritari, direi. Uno, il governo col quale sia facile interagire. Ah, che novità. Il governo che ti informa, che se non mi informi mi devi, come dire, alle 8 di sera di oggi dire che AstraZeneca non è più valido e me lo blocchi, io magari mi ero anche prenotato. E tre, il governo in linea con l'era digitale. Cioè, uguale. Cioè, il governo avanti, va avanti anche quello. 2 giorni fa Brunetta parlava della pubblica amministrazione come volto della Repubblica e Draghi parlava di una PA, di una pubblica amministrazione come società equa. Ecco, questi concetti sono già assimilati da anni in Australia. Per avere un visto di lavoro, working holiday o quello che sia, lo puoi fare comodamente da casa e non è neanche stampabile, è direttamente online, colleghi il tuo conto bancario. Ecco, i concetti digitali in Australia, anche insomma in Inghilterra da un po' più di tempo, sono, direi, by default, by design, insiti nella comunità, diciamo, della cittadinanza australiana. Ecco perché dico, dobbiamo guardare a questi paesi che hanno fatto i loro errori, hanno chiesto scusa, così è nata un po' la nostra discussione, però vanno oltre, vanno veloci, moving forward, era anche il motto di una politica, no? Di qualche anno fa ed è il motto australiano. Quindi, insomma, come dici tu, è ancora un paese molto innovativo su quale investire, su quale spendere del tempo, su quale anche creare una propria azienda, almeno in questo momento di nomadi digitali, no? Molti vanno alle Canarie, ciao, vado alle Canarie, faccio la mia startup, il mio dropshipping, very cool, marketers, sono tutte le varie accezioni che noi conosciamo, Sì. no? Invece, crea una società in Australia, fai il tuo studio di progettazione in Australia, vedrai che Ma senti, Michele, per davvero se tu avessi davvero oggi davanti a te, fa conto che io sia un imprenditore italiano, no? Quindi magari anche di mezza età, anche un po', ecco, abituato a, stavo per dire, una brutta parola, anche un po' abituato alla gestione italiana dell'azienda e anche alla dimensione locale, no? Vengo da te e ti chiedo, senti, io so che mi hai detto, guardato, ho visto il tuo intervento, mi hai convinto, voglio aprire non so, una filiale, una joint venture, addirittura una nuova azienda in Australia. Cosa in pratica, cosa devo fare? Da dove parto? Se dovessi dirmi che sono le prime cinque cose che devo fare. Tu mi dicevi le certificazioni, ok, Ok, ma allora, lista della primo spesa, punto, guarda, gli sì. australiani vanno per sito, prima ancora di noi. E sono stato 2 giorni fa a scegliere un salotto perché mi sto trasferendo, il tizio di Poltrone e Sofà, guardi, non c'è più il catalogo, deve andare sul sito web. Al netto di questo signore di Poltrone e Sofà, l'Australia, lo dicevano tempo fa, i siti sono fatti in maniera tale da avere i punti chiave. Vuoi aprire una società? register.business.gov.au Australia e subito crei il tuo nome, crei la partita IVA o quella societaria, verifichi che tipo di tasse vuoi pagare e subito inizi a capire anche quelle che loro chiamano energy grant, cioè della serie quale contributo può avere a seconda del tuo business, no? L'impatto che ha nell'ambiente, per l'ambiente, il tuo business. Quindi se è progettazione un certo tipo, se è costruzione come nel mio un altro, se è digitale tutt'altro. E poi subito logo, website Questo è un po' appunto come UK, no? questo è come Io vado UK. sul sito della Companies House, ok. Ma prima di questo, se io voglio sapere se il mercato australiano è pronto, è interessato al mio business, ai miei prodotti, ecco, a chi mi rivolgo? Posso avere un supporto in Italia? Non so, c'è l'ICE, c'è la Camera di Commercio, Assolutamente, c'è assolutamente. L'ICE, una. cioè, funziona anche molto bene. Il periodo in cui mi sono trasferito era prima del taglio, come dire, trasversale di Tremonti, che ha un po' fiaccato gli umori e i gettoni di questi signori. Però, diciamo, ce ne sono le Camere di Commercio. Io dico sempre, sfruttate le Camere di Commercio locali, che hanno questo badge comunque della pubblica amministrazione, appartengono a quella che è la linea di Asso Camera Estero e di Union Camere, che è la mamma di tutte le Camere di Commercio, fatevi fare un assessment. E vedete se il vostro profilo è questo. Ti dico di più, Roberto, molte volte non è un discorso australiano. Anche se devi esportare in Francia, in Spagna o, che
che ti devo dire, anche in Tunisia, il tuo prodotto, il tuo tappeto, il tuo drink, il tuo energy, il tuo mouse colorato, il tuo smartwatch o massaggiatore automatico, è sempre quello, il tuo asset, la tua azienda è pronta per questo? Io ti dico di no, perché io prima di occuparmi di pubblica amministrazione, comunque conservo un rapporto anche con le pubbliche, con le PMI. Ti dico di no, perché se Aruba spende soldi in prime time per dirti non hai un sito internet, la prima non hai un e-commerce, prima cosa è un sito internet e sai quanto costano quegli spazi, qualcosa non mi torna. Se leggo che adesso tutte le aziende non hanno un e-commerce e sono chiuse, qualcosa non mi torna. Se parlo di dropshipping e non sanno di che cosa parlo, qualcosa non mi torna. Allora dico aspettate. Non sono più, diciamo, un ragazzo di 25 anni che dico sì, facciamo l'Australia, andiamo e poi magari impariamo. Facciamo dei step iniziali in Italia. Facciamo sì che la tua brochure sia in inglese, il tuo sito sia ok, il tuo prodotto sia appetibile, sia fatto un assessment, hai le certificazioni necessarie e poi diciamo andiamo. E come dicevo tempo fa, te lo ridico. Infatti io questo te lo chiedevo perché tu, appunto, come dicevamo anche un po' prima, non sei soltanto un esperto di aziende, no? In Australia, ma sei anche esperto, diciamo, da quest'altra parte, quindi sul suolo italico, conosci bene Vabbè, i primi appunto amori non si il mondo delle scordano camere di mai. commercio, Certo. Insomma, nasco come commerciale, avendo studiato giurisprudenza, contratti, e poi insomma strizzo sempre l'occhio a quel tema perché è molto dinamico, è più lineare, anche più smart, più veloce rispetto alla PA, anche se adesso i ritmi sono anche molto veloci lì, no? E quindi dico anche questo, penso a un altro fenomeno, un'altra sigla che mi ritornava. FY sta per End of Financial Year, dove tutti i negozi fanno questi sconti alle aziende o ai privati con partita IVA per comprare dei prodotti e fare il tuo claim delle tue tasse, no? Quindi cioè anche il business collegato in questi ambienti, mi ricordo che avevo lo storno delle tasse prima nell'azienda australiana che nell'azienda italiana che era la casa madre. E quindi questo ai proprietari, insomma, pugliesi, dice, ma come fa questo a essere più veloce che solo con due persone d'ufficio rispetto a un'azienda che ha 50 dipendenti e lavoriamo con l'ONU, lavoriamo con l'esercito, no? E questo qui da solo riesce a gestire quello. Non ero io, certo, perché era anche più giovane di adesso, ma era proprio la mentalità, il commercialista che ti aiuta. Adesso insieme al MyGovAID, loro speed, esiste anche questo professionista che si registra nel sito con te e, come dire, ti cura tutti questi aspetti, no? Gli aspetti fiscali o prettamente fiscali. Cioè, tutto questo era, come dire, nasceva già da tempo, adesso le cose sono soltanto, come dire, molto velocizzate e migliorate. Ora, la battuta d'arresto della Cina 2 anni fa e Covid, tuttora, come dire, l'avvertono anche loro, è un paese che importa molto. Esporta poco, se non le materie prime, vive essenzialmente di materie prime, turismo e servizi. Però esistono tante anche start-up australiane, penso a Canva, che chi si occupa di comunicazione Certo, conosce benissimo. lo usiamo anche noi per le nostre cover, no? Le cover dei nostri live. Certo, Canva è australiano, l'idea di mettere un sistema Photoshop per renderlo fruibile, anche lì proprio è l'idea e la filosofia dell'australiano, no? Che rende facile Molto, quello molto che tu usabile fai. anche, molto, molto, molto pratico, insomma, un approccio basato proprio sul design, pulito. Quindi, insomma, mi sento, ecco, di consigliare agli imprenditori, fatevi prima, come dire, un check, un assessment, un feasibility, o usando parole, come dire, italiane, altrimenti Draghi si arrabbia. Fate, Poi come lui è dire, il primo che le usa, però era Mr. Whatever con it quella takes, pronuncia può dire tutto quello che vuole. può dire quello che vuole, anche babysitting. Ormai dico anch'io babysitting al negozio, babysitting, dico, la gente, insomma, al supermercato. Quindi, insomma, è sempre uno di quei paesi in cui è giusto investire. Ecco, cosa ho imparato? È meglio, ecco, investire lì con la testa, col cuore dell'azienda, con una parte di ricerca e sviluppo. Esistono tanti fondi, tante, come dire, grant, no? Tante sovvenzioni su questo punto di vista, e poi avere un ufficio decentralizzato. Ecco. Invece di fare come la Whirlpool, no? Che ha, come dire, questo, come dire, organico, questo management purtroppo tenuto a livello bassissimo, e poi la testa altrove, io metterei la testa in Australia e il corpo
in alcune altre parti, no? Magari più sul Made in Italy. Molto, molto interessante. Quindi una sorta di outsourcing, ma della testa dell'azienda, non diciamo della produzione o insomma, di quello che è È un un'esternalizzazione di livello più alto, no? Se vogliamo. livello più alto, no? Perché comunque, insomma, gli studi di architettura in Australia sono molto avanti, il discorso della grafica, cioè questo discorso, ecco, che partivo da questo esempio concreto, quando noi ci trasferiamo nelle case, in italiani, e lo facciamo anche con le imprese, no? Questa è una leone, la mia impresa che c'è da mio padre, mio nonno, non è il caso perché non abbiamo un'impresa, però se fosse sarebbe così. E quindi, invece in Australia no, come insomma, sappiamo di tutti anche i mega magnate americani, fondano le start-up, PayPal, appena il piccolo, la vendo, fondo quello, la vendo. Cioè hanno questo rapporto col business molto più legato alla scalabilità, alla realtà, meno come dire, alla nostalgia romantica che col business attiene poco. Lo fanno anche con i mobili, cioè vendono case con i mobili, noi abbiamo quel mobile che ci piace riportare da casa a casa, no? Siamo un po' romantici, siamo un po' così decadenti alcune volte noi europei, no? Loro sono più diretti. Col business anche loro è così, cioè prendere un'azienda, ecco, io ho conosciuto la Gella, no? Una grossa azienda con sede a Roma che fa, insomma, nel mondo questi grandi tunnel, no? Perfora, diciamo, insomma, la roccia, cioè il tunnel più lungo del mondo è nella città di Brisbane, che connette la città dall'entrata e dall'uscita. L'hanno realizzato con questa azienda insieme a una grossa joint venture, cioè loro avevano esternalizzato questa cosa in questo senso per il momento del cantiere. Quindi immagino un'azienda che voglia fare servizi digitali, prende il suo know-how, prende il suo gruppo Melbourne, poi esporta ovunque. O un'azienda che vuole fare che tipo di design. Ci sono tante aziende che si prestano a questo. Ecco, se ti occupi di soppressata o di, come dire, pistacchio di Bronte, la vedo Anche difficile. ore di cena, quindi La vedo difficile. ci sta. Però se non fosse, diciamo, di queste due Sì. fattispecie, questo tuo codice ateco, potresti tranquillamente optare per questo nuovo modo di vivere, visto che siamo tutti digitali. Insomma, questo è un po', insomma, l'esempio principale. Il costo, ecco, di impresa qual è, insomma, rispetto all'Italia? Allora, come dire, l'accesso in Australia per fare impresa, ecco, come dire, la linea è molto bassa, ma il costo della vita e delle professionalità è molto alto. Però va di pari passo, come dire, col business. Ecco perché dico, magari un project manager che costa tanto sia in Italia, si spera, e in Australia, ha senso decentralizzarlo. Magari altre professioni no, o altri stili no, perché comunque il costo di vita è molto alto in Australia. Come dire, anche un barista ha uno stipendio di tutto rispetto, però è tutto, come dire, proporzionato a questa. Quindi iniziare a fare impresa in Australia si può fare tranquillamente come, insomma, in tutta parte d'Europa, non c'è un margine di inizio. Anche la nostra joint venture è partita con 50K, poi è cresciuta nel tempo. Quindi ecco, su questo non mi direi di dire. Come dire, lanciati, ti direi soltanto attenzione, è un paese molto competitivo, ha di fronte il mondo, adesso anche l'America ha iniziato a fare business in maniera molto, come dire, intensa con l'Australia, c'era questo volo diretto Los Angeles-Brisbane, no? Della Qantas Airline, che insomma in 12 ore arrivava in Australia, tanti sono gli americani che vivono in Australia, pochissimi però rispetto alla percentuale, tantissimi greci. Numero due siamo noi italiani. C'è questa curiosità che a C'è anche Melbourne ci sono più greci in Atene. il famoso film dell'Albertone Nazionale, no? E, quello, non so se ce l'hai presente, quello in cui lui va in Australia, anzi lui viveva in Australia da immigrato e cerca poi moglie, e nel film la moglie, diciamo la futura moglie interpretata da Claudia Cardinale. Il Sì, film si quello. chiama, ha un titolo molto lungo, adesso ecco faccio sfoggio della La mia googolata, ignoranza, no? vantaggi. Il fatto di cinema, ma insomma la storia è molto, è anche molto Sì, simpatica, però anche un po' amara, perché appunto questo italiano in cerca, che comunque non si era integrato fino in fondo, in cerca di una compagna a sua volta italiana, spende in una specie di luna di miele anticipata, insomma, i risparmi di una vita. E,
Insomma, comunque il film descrive anche poi la comunità italiana di quegli anni, gli anni 50. Ecco, non era facile, non era, come dire, un vivere facile come adesso. E guarda, grazie a Wikipedia, ti dico anche il Sì, titolo. sì. Bello onesto, immigrato Australia, sposerebbe compaesana illibrata. Anna, sì, mi ricordo. Famosissimo del 71. Sì. 71, vabbè. Sì, lo vedo anch'io a schermo, sì. Insomma, era un po' diversa l'Australia in quel periodo, come questo mio, insomma, lontano cugino e la famiglia che vive adesso in Australia. Insomma, è quel paese come esiste ancora l'American Dream, cosa che non esiste, secondo me, o molto, molto difficile in America. In Australia, ecco, come dire, anche l'approccio, no, anche ai discorsi, no? Ero molto giovane quando mi affacciavo a questi architetti, molto, insomma, con esperienza. Se dici qualcosa di giusto, entri in quel club. Se dici qualcosa di sbagliato, sei tagliato, come il no means no della nostra conversazione. Adesso invece sento anche molta ridondanza di ragazzini che devono a tutti i costi dire qualcosa, o gente che non sa nulla, come direbbe Damian, no, a Sanremo, parla perché deve parlare, ma non sa di che cosa deve parlare. E quindi questo in realtà, invece, venivi molto tacciato, venivi molto, come dire, selezionati in Australia su questo, anche in maniera molto brusca, perché loro sanno essere diretti, no? Un po' Si come gli vede anche inglesi, quindi, insomma, come hanno gli inglesi, realizzato. cioè ti invito a tacere la prossima volta per evitare figure, tu magari sei rintontito da questa cosa. Invece adesso si fa anche parlare perché si deve dare diritto di qualcuno di dire la sua in maniera anche sbagliata, rispetto, a meno che non sia la Gruber, dove, insomma, gestisce sempre Senti, lei, ma insomma. invece, tornando anche un po' un attimo a, non possiamo non parlarne, no? La gestione della pandemia. Sì. L'Australia è chiaramente un'isola, quindi non è detto che quello che vale per l'Australia, a prescindere dalle politiche, non è detto che quello che vale per l'Australia poi valga per tutti. Però, ecco, secondo te come è stata rispetto a noi, come sono cavata, come se la stanno Guarda, loro cavando? hanno questa fortuna che, come hai detto tu, essendo un'isola, hanno questo discorso, no? Quando ero un po' nostalgico dei voli, volevo portarmi i miei taralli pugliesi o la mia soppressata della Basilicata, ero, come dire, sapevo di non poterla portare. Amici mi ricordavano, c'era quel famoso programma su Sky, non so cos'era, Border Control, non so come si chiama, questo Border Collie che ti controllava, ed è veramente così, c'è un'intervista. Cioè, su questo loro sono molto avvantaggiati, hanno delle misure molto rigide, stile Israele. Quando serrano i ranghi, chiudono i porti, gli aeroporti in questo caso, lo fanno sul serio. E mi diceva questo mio zio australiano che nelle prime fasi del Covid c'era gente comunque che viaggiava. Penso all'estate che abbiamo vissuto anche noi italiani un po' sregolata. C'era una quarantena obbligatoria in un albergo scelto dal governo dove tu ti pagavi le spese. Tu immagina se facevi questo viaggio contro il volere o come dire, la valutazione, il suggerimento del governo, poi rientravi a Melbourne, Brisbane, Canberra, quello che è, e passavi ste notti nell'albergo a tue spese. Voglio vedere se adesso, come dire, come stile di vita, come stile di, come suggerimento governativo applicato in Italia avrebbe lo stesso, come dire, appeal. Se Elon Musk farebbero lo stesso, no? Dice, tu ti passi 14 giorni adesso in albergo perché ti sei levata la maschera in quel, no, a San Giovanni e hai detto la tua. Non so, l'Australia è fatta così, prendere o lasciare. Quindi, come dire, sono molto, molto diretti su questo. Per il Covid hanno avuto questo atteggiamento, insomma, anche loro un po' rigido all'inizio, più rilassato dopo. Hanno anche loro la loro app, che è stata scaricata da 7 milioni di persone su 20 milioni, no? La percentuale è un po' più alta, però anche lì, come dire, non è che, insomma, non è che hanno avuto, anche loro stanno, come dire, raggiungendo. Il numero di persone vaccinate sono 160.000, in Italia siamo 6 milioni, è diverso con tutti i blocchi che abbiamo. Però, diciamo, anche lì ci sono delle stop and go legate al governo. Uno su tutto, voglio dire, invece, un'iniziativa bellissima australiana lanciata qualche settimana fa, che si chiama anche lì sito web Head to Health, cioè di quelli che diremmo la mental health del Covid, cioè i problemi causati ai ragazzi che sono costantemente connessi, c'è cioè questo chatbot, cioè
Guarda, Sono già arrivati lì. c'è un pezzo sul New York Times proprio oggi su questa cosa, il fatto che appunto la salute mentale, soprattutto dei giovani, è degna adesso, cioè degna, insomma, è un tema di cui non ci si deve occupare adesso, perché ci sono segni comunque di fatica, no? Appunto stare tanto tempo. Ha chiuso stare tanto tempo, dipendere per qualsiasi poi contatto con l'esterno comunque dal digitale, che sì, va bene, media, però ovviamente non sostituisce il contatto fisico. Quindi Come dire, bisogna però parlarne adesso, cioè sì, il sito web che sarebbe noi, come dire, questo, non so, un nome tipo salute Covid, no? Dal Covid alla salute.gov.it, dovrebbe partire adesso, dovrebbero esserci adesso degli psicologi che lavorare. Questo sito che vi invito, non so, a vedere, headtohealth.gov.it, quindi sarebbe testa e salute.gov. Cioè, già parla puoi parlare con chatbot, puoi dare le tue dimostranze, c'è una sorta di sistema di, come dire, di whistleblower, diremmo noi, no? Ai sensi, no, della trasparenza, dove puoi segnalare anche degli abusi. Quindi esiste già questo problema. Come dire, avendo una nazione INSEAD in cui il digitale è digerito come servizio, io vado lì per trovare anche le mie soluzioni. Quindi ecco, anche lì la prima dire, riga, banner, dice: I don't speak English, e dice always support in your language. Quindi, dalla serie, anche lì hai dei problemi col Covid, sei a casa, siete in cinque, anche se gli spazi sono un pochino più, come dire, un pochino più aperti, no? In Australia, anche non nelle grandi città, ma generalmente le case un po' più grandi, anche lì il discorso della lingua viene subito, no? In supporto. È una comunità comunque che non lascia, non dovrebbe lasciare indietro nessuno, no? Quindi anche lì il discorso del chatbot, dell'assistenza dello psicologo, a quelli che dopo chiameranno a livello sanitario long COVID, no? Anche a livello respiratorio e mentale, ma quelli mentali sono già adesso, cioè non ti nascondo in maniera molto onesta che noi adesso abbiamo avuto, no, diverse circolari e determine dove noi siamo ormai, abbiamo festeggiato un anno di smart working dalla pubblica amministrazione come consulenti dell'agenzia dell'Italia Digitale, e continuiamo a essere in, come dire, in smart, lo saremo anche dopo. Però ecco, manca ogni tanto il caffè con qualche collega, potersi scambiare con qualche parola, qualche battuta. Perché digitale, ecco, lo vedo e lo vediamo come tecnici, sempre come strumento, non è il tutto o non è, come dire, la totalità. È sempre uno strumento che, insomma, ti permette di, insomma, di unire. Quindi, ma senti Michele, tu hai parlato appunto dell'Australia come un paese che, come hai detto, ha già digerito il digitale, no? Come servizio, come strumento, come piattaforma a servizio dei cittadini e delle imprese. Ma se dovessi così fare una previsione su quello che invece sarà domani, lo sviluppo delle tecnologie digitali in un paese come l'Australia. Come, ecco, puoi fare qualche previsione in questo? guarda, io ti direi invece, vorrei anche concludere un po' con quello che è una provocazione, però in realtà è l'unione di tutto quello di cui abbiamo discusso oggi. Se uno va su Wikipedia oppure vede sulle most livable city, no? Le città più vivibili al mondo, per tanti anni, parlo anche di quando ero in Australia, però 10 anni fa, poi l'ho lasciata 4 anni fa. Se uno fa questa ricerca su Wikipedia, invito a farlo ai nostri amici online oppure in podcast, troverà prima fra tutti sempre le città australiane, fra cui Melbourne, Marvelous Melbourne, Sydney, lo voglio dire all'australiana, e poi troverà il Canada. Ok, Vancouver, Toronto, poi c'è anche Copenaghen, poi c'è Adelaide, c'è anche Tokyo, c'è Osaka, e poi c'è Singapore, che è un po' esotico. Bari, a Ecco. Bari a che Bari. Bari doveva essere capitale della cultura insieme a Taranto, però piace più Procida, e quindi magari, ecco, non lo so, Ma ma comunque questo. devo dire che, insomma, Bari anche per fare un complimento al sindaco, non so se tu come la pensi sul suo operato, ma comunque negli ultimi anni dal punto di vista della vivibilità, no, e della sostenibilità ha fatto tanto. Dico da Guarda, prima dei monopattini si stava anche molto meglio, eh. seguendo. Prima dei monopattini era anche molto meglio, però al netto delle Beh, battute, dai, almeno dalla negli bicicletta al appendici, monopattino è un po' un'evoluzione naturale, no? So è un po' che c'è un'evoluzione. stata anche la stagione della bicicletta. C'è stata anche quella.
Però è una città anche quella che va molto, molto in avanti, insomma, è anche quello un melting pot. Volendo unire i due punti, no, delle most livable city mondiali e volendo dire anche Bari, ieri sera c'è stata quella acclamata, come dire, fiction di questa vice questore, no? Barese, insomma, con l'accento barese, diciamo pugliese più che altro, non me ne vogliono i baresi, e anche lì si ricordava di come la famosa nave che ospitava insomma, migliaia di albanesi è stata, come dire, accolta a braccia aperte, non da subito, perché i ricambi devono essere digeriti, ma successivamente tutti integrati nel tessuto, insomma, pugliese e barese e poi distribuiti a seconda delle esigenze. Quindi è un paese, la Puglia, in generale l'Italia, tranne alcuni, come dire, elementi, ma normali nella globalità, dove l'unione del melting pot fa la differenza. E qui mi aggancio e concludo perché penso sia arrivato l'orario. Perché queste, secondo me, e secondo, diciamo, gli analisti, i politologi, queste città sono ancora le most livable city? Perché ho detto, anche nel digitale, scegli la tua lingua, non ti senti mai solo. Sei, come dire, hai un digitale che fa da unione, ma anche i supporti dei servizi, un governo fatto da servizi. Il working holiday visa, scelto e cliccabile online, in un solo click, funziona tanto in Australia quanto in Canada. E quindi il melting pot delle culture che rende un paese, come dire, nuovo, unico, magnifico, come dire, l'accoglienza, ecco, non quella fine a se stessa degli hotspot o quella temporanea che dovrebbe essere di riconoscimento, ma quella integrata nella nostra realtà, ecco, quella dobbiamo cercare sempre più. Il segretario Letta già è partito in quarta con i suoi, no? Col suo fucile pronto da tanti anni di, come dire, di esilio. Sì, guarda, mi hai tolto, stavo per dire la stessa parola, ma te l'ho voluta lasciare. E siamo amici, Ma lui Roberto, per sapeva quello che siamo. sarebbe tornato poi, dai. Sapeva, se l'era preparata, Sì, insomma, aveva il è discorso pronto partito. lì nel cassetto. Era partito un po' troppo in anticipo, ma netto di queste, come dire, non, come dire, ironia a parte, questi paesi rendono, ecco, come dire, secondo me, la popolazione mista, la popolazione aperta, rendono un paese, come dire, nuovo e brillante. Se guardiamo questa statistica, secondo me non c'è da avere più dubbi. Bene, Michele, il prossimo viaggio in Australia che farai? Covid permettendo? Guarda, Ormai devo fare il mio viaggio di nozze. viaggio di Devo fare nozze. il mio viaggio di nozze questo maggio, invece né mi sposo né faccio viaggio di nozze, mi sposerò in comune perché Covid ha segnato la Stiamo mia e dando un cambierà. annuncio in Mondovisione, ne sei consapevole? E che te devo dire? Guarda, l'Australia c'è un pezzo di cuore, me lo sarei tatuato, ma non ho tatuaggi, avrei fatto un boomerang, un emu o qualcosa di simile, ma invece, diciamo, lo porto nel cuore e ci tornerò a breve anche per salutare amici, parenti, insomma. Gente con cui ho lavorato, collaborato, è un paese accogliente. Invito tutti, se possibile, ecco, appena finirà quest'incubo, diciamo, nostrano e mondiale, di tornarci. Un paese veramente, insomma, all'avanguardia, ecco. Bene, Michele, io dal pubblico vedo una serie di ringraziamenti, applausi e anche qualche E cuoricino, non parolacce so, in dai inglese, fan. cuoricini, vabbè. Però domande nulla, quindi io ti lascerei libero, ti ringrazierei insomma, della questa chiacchierata stasera, che spero sia stata utile non solo per l'associazione, ma anche un po' per gli imprenditori che ci seguono, per chi volesse magari appunto rivolgersi sia alle Camere di Commercio sia a consulenti come te, ad esempio, per aprirsi a nuove Perfetto. avventure. Bene, grazie ancora Michele, Benissimo, un Leone. saluto a tutti. Ciao Roberto, ciao a tutti. Buonasera a tutti.